rievocazione storica ma anche divertimento. Nel programma della Fanum Fortuna e quest'anno rientra una festa organizzata in pieno centro storico. Già il titolo rimanda quasi all'acronimo cugnato nell'antica Roma. Sì, infatti organizzeremo questa festa che si chiama SPQF, che è un acronimo simile chiaramente all'acronimo SPQR, che però ha un significato leggermente diverso, chiamiamolo così, in quanto è solo party questi fanesi. È diciamo una festa che vuole un attimino uscire un po' dagli schemi per quanto riguarda l'evento proprio della Fanum Fortuna, chiaramente sempre nel rispetto delle regole, quello senza ombra di dubbio, però è una cosa un pochettino goliardica in quanto è anche una cena spettacolo dove ci sono tutta una serie di animazioni e abbiamo anche l'animazione con DJ Zaffo e DJ Cangiotti, che sono due personaggi conosciuti qui a Fano. A che ora inizierà? Allora, inizierà il tutto alle 19.30 con la cena, una cena tra virgolette ricca ma semplice allo stesso tempo, semplice perché comunque abbiamo cercato di farla prendendo spunto dalle cene romane, quindi abbiamo, vabbè, a parte la porchetta, però comunque il maiale cotto tra virgolette, quindi a suo tempo chiaramente non veniva chiamata porchetta ma veniva chiamata in altro modo, poi abbiamo il pollo arrosto e abbiamo come primo l'insalata di farro, quindi sono tutti prodotti che vogliono comunque rimanere nel tema romano, ma allo stesso tempo poi di romano diciamo le cose principali saranno che tutte le persone dovranno venire in toga e questo diciamo è un po' il punto saliente perché è a tema ma allo stesso tempo comunque ci sarà modo di divertirsi. Dove è possibile acquistare i biglietti? Allora, i biglietti si possono acquistare contattando la Proloco a questi numeri 348 8264 646, oppure proprio il numero della segreteria della Proloco 389 006 9855. In più possono scrivere a info@prolocofano.it per avere ulteriori informazioni. Chiaramente la disponibilità ce n'è tanta, però consiglio comunque di prenotare abbastanza velocemente perché già di richieste ne stanno arrivando veramente tante, quindi dispiacerebbe che poi qualcuno rimanesse fuori, anche perché arrivati a numero chiuderemo anche per un discorso chiaramente di sicurezza che più di un tot di persone eventualmente non possiamo andare oltre. Il biglietto per la cena ha un costo di 25 euro a persona.